Oggi ha sottolineato che la cannabis per uso ludico, insomma, è un controsenso, non si tratta di un gioco. Non si tratta assolutamente di un gioco, si tratta di problemi molto gravi perché l'impiego di questi prodotti, la cannabis, purtroppo non sono prodotti che si definiscono leggeri, perché sono prodotti che danno dei danni molto importanti ai giovani e sono in qualche modo la porta aperta anche per ricorrere ad altri tipi di droga, quando avviene una forma di assuefazione, cioè di diminuzione dell'attività. Non dimentichiamo che nei giovani il cervello è in via di sviluppo e quindi i danni sono maggiori proprio perché la presenza di una sostanza chimica perturba il sistema quando è ancora in via di evoluzione. Lei ha evidenziato che a tutti gli effetti siamo di fronte ad una legalizzazione con oltre 2.000 negozi che vendono questi prodotti. Esatto, vendono questi prodotti e li vendono con l'idea che non debbano essere utilizzati per scopi umani, però di fatto chi li compra poi non sappiamo che cosa se ne fa. E è un po' ridicolo che si vendano infiorescenze di vari tipi di cannabis per i collezionisti. È chiaro che i collezionisti saranno molto pochi, quelli che ne abusano saranno invece molto di più. Lei ha evidenziato che ci sono nuove forme di patologie collegate non solo neurologiche, quindi la psicosi, ma anche tumori al testicolo. Certamente i tumori al testicolo sono stati evidenziati recentemente e poi ci sono altri aspetti molto importanti come anomalie nella struttura cerebrale, la presenza di psicosi e di schizofrenia. A cosa risponde a chi invece sostiene che il principio attivo appunto della cannabis ha comunque effetti farmaceutici, in particolare nei confronti delle cefalee resistenti, e in altre forme di patologie? Beh, quello è un altro campo, è un campo che non ha niente a che fare con questo. Se la cannabis, i principi della cannabis possono essere utili per le malattie, ben vengano. Bisogna però dire che per ora le prove sono ancora molto aneddotiche e molto limitate. Cosa fare per ridurre il consumo, soprattutto tra i giovani? Beh, bisogna diffondere l'informazione, cioè l'idea che è soltanto una canna è un'idea sbagliata e bisogna che i giovani capiscano questo. Questo lo si può fare in vari modi, sia aumentando molto l'informazione nell'ambito dei social network, cioè all'interno di internet, sia creando in tutte le scuole dei gruppi di giovani che capiscono l'importanza del problema e che si danno da fare per coinvolgere gli altri giovani dopo essere stati adeguatamente formati sui danni che induce la cannabis. Sono i giovani che devono parlare con i giovani e si intendono molto più facilmente rispetto a quello che possono fare gli adulti.